Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro, benvenuti in questa nostra diretta quotidiana con la quale, more solito, proviamo a ragionare su tutto ciò che accade in chiave critica mediante le categorie del pensiero pensante. La nostra diretta quotidiana si chiama il Parresiasta, che come sapete nella Grecia classica era colui il quale diceva tutta la verità in faccia al potere senza curarsi degli asimmetrici rapporti di forza, come faceva Diogene il Cinico, tra l'altro, al cospetto di Alessandro Magno. Grazie a chi ci supporta, liberi di sapere e di far sapere il nostro motto. Se ritenete utile ciò che facciamo, potete supportarci abbonandovi alla pagina Instagram, abbonandovi alla pagina YouTube o abbonandovi alla pagina Facebook, oppure sostenendoci con libere donazioni da www.filosofico.net/sosteneteci, filosofico.net/sosteneteci. Allora, partiamo oggi da una notizia, o meglio da un'immagine che vale come una notizia, un'immagine che sta circolando molto su tutte le reti social, sui quotidiani online stampati. L'immagine mostra un miliziano di Israele che entra a Gaza e tra le macerie espone con orgoglio e con ebete euforia un vessillo arcobaleno, la bandiera arcobaleno con la scritta In the name of love. Ora, l'immagine è anche tragicomica per certi versi, perché di fatto mostra un arcobaleno tra le macerie di Gaza e la scritta In the name of love. Verrebbe da chiedere: è in the name of love che avete distrutto Gaza? È in the name of love che bombardate? È in the name of love che lanciate missili? È in the name of love che colpite donne, anziani e bambini come se fossero indistintamente tutti terroristi? Ecco, suona davvero tragicomica quell'immagine, lasciatemi dire apertamente, in the name of love, come dire, in nome dell'arcobaleno tutto è permesso, e questa è l'ideologia dei capricci di consumo liberal progressisti, come sapete, della sinistrash, come io la chiamo. A proposito, a fine novembre uscirà il mio nuovo libro dedicato proprio alla sinistrash e al neoliberismo progressista. Ebbene, quell'immagine a Gaza è emblematica, bandiera arcobaleno trionferà, in effetti. Come dire, l'Occidente, che forse bisognerebbe chiamare ormai l'Uccidente, visto che procede producendo massacri e macerie, l'Uccidente procede e distrugge tutte, però poi mette la bandiera arcobaleno, come dire, questa giustifica tutto, questo è il vero obiettivo, questo è il paradosso della globalizzazione neoliberale di cui ormai siamo purtroppo da tempo abitatori e che non smetteremo di criticare. Chi mi conosce magari ha letto anche il mio libro Globalizzazione, che è una critica sferzante alla globalizzazione neoliberale e di cui appunto l'immagine arcobaleno è già divenuta da tempo il vessillo privilegiato. È quello che io chiamo il neoliberismo progressista, quello della bandiera arcobaleno per capricci individuali di consumo per ceti abbienti. Un tempo la sinistra aveva come nobile effigie la falce e il martello sul rosso, adesso la sinistrash ha come immagine l'arcobaleno per i capricci individuali di consumo degli happy few, o se preferite dirla alla latina, i rari nantes ingurgite vasto. Questo è lo scenario depressivo. Tra l'altro anche Die Linke, la forza principale della sinistra in Germania, si è dissolta in questi giorni, non so se avete letto la notizia, e questo ci segnala come la sinistra sia in tutta Europa una sinistra scomatosa. E lo dico non perché voglia aderire alla destra, io sono un critico sferzante della destra, non ho nulla a che spartire con la destra, che di solito era la parte privilegiata della riproduzione capitalistica, ma adesso la sinistra le fa concorrenza, sono le due ali dell'aquila neoliberale. Chi ha letto il mio libro Demofobia, sull'odio delle élite plutocratiche per il popolo e su come destra e sinistra sono funzionali a questo progetto, sa bene cosa intendo, e quindi non serve ribadire quello che già è noto. Però questo è lo scenario della globalizzazione turbocapitalistico. Due facce della stessa medaglia, scrive Italian to Go, è proprio così. Io la chiamo l'aquila neoliberale, che in alto vola rapacemente sui popoli, in basso sui lavoratori e sui ceti medi, e destra e sinistra sono appunto le due ali dell'aquila neoliberale. Ci sono anche altre notizie da commentare. Intanto le proteste in tutta Italia che continuano a sostegno del popolo palestinese e per le quali noi siamo totalmente solidali, portiamo piena solidarietà agli studenti che protestano in difesa della Palestina in tutta Italia. Anche Torino è
l'università è stata occupata. Vedevo stamattina, ero a Macerata per un convegno accademico, anche a Macerata ci sono proteste in difesa del popolo palestinese e questo è un buon segnale che accogliamo con giubilo. Hoc erat in votis, nunc est bibendum, per dirla con i versi imperituri del poeta. E questa è la situazione sul fronte palestinese. Insomma, ci sono tanti oppositori dell'imperialismo di Israele, anch'io mi oppongo all'imperialismo di Israele, come sapete, come a ogni imperialismo, e quindi sostengo le ragioni del popolo palestinese senza se e senza ma, contro ogni imperialismo. C'è poi un'altra notizia che giunge dal Giappone, perché vi ricordate quello che accadde a Fukushima? Bene, il Giappone sta versando in mare le acque di Fukushima, ci assicura la comunità internazionale che sono inoffensive, che anzi non hanno alcun rischio per l'ambiente, ma di altro avviso è la Cina di Xi Jinping, quella che ancora ieri Biden diceva essere una dittatura. Da che pulpito, a che titolo gli Stati Uniti dicono ad altri stati di essere dittature? Ma sappiamo che per il discorso unico atlantista è una dittatura ogni governo non allineato con Washington e con il suo imperialismo, quindi non stupisce che anche la Cina figuri per Washington come una dittatura. Bene, la Cina di Xi Jinping ha detto che il Giappone sta producendo un danno mostruoso con lo sversamento in acqua delle acque appunto di Fukushima e la Cina ci mette in guardia. Ora, mentre la comunità filo occidentale dice che quelle acque sono inoffensive, la Cina dice invece che è un bel problema, è un bel problema. Ora, io non ho le competenze per dire se sia un problema o no, ma a occhio e croce mi pare di dire che versare in mare le acque di Fukushima possa evidentemente non essere la migliore delle idee possibili, mi permetto sommessamente di notare, ma tant'è, quando l'Occidente opera lo fa sempre a fin di bene, quando invece operano gli altri è sempre a fin di male nella narrativa occidentale che ben conosciamo ormai da tempo, ed è così, come sapete, e questa è la narrativa egemonica su tutto il giro d'orizzonte. Grazie Guido che scrive, grande professor Diego, grazie di cuore, leggo i vostri commenti e se volete scrivere, se volete commentare, vi leggo su tutti i social, Facebook, YouTube, Instagram, seguiteci anche sul nuovo canale WhatsApp che abbiamo aperto, www.filosofico.net/WhatsApp, il nostro canale WhatsApp nuovo di zecca, abbiamo anche il canale Telegram tra l'altro, quindi potete seguirci anche lì se volete. E queste sono un po' le novità che volevamo commentare criticamente. Vi segnalo anche che da metà gennaio partirà il mio nuovo corso online in 4 lezioni, intitolato La società transumana, 4 lezioni online da metà gennaio, il lunedì sera dalle 18 alle 19.30. L'intero corso costa appena 50 euro, quindi è come se regalato. Se vi interessa, volete saperne di più e magari anche iscrivervi, andate su www.filosofico.net, in basso c'è la locandina con tutti i dettagli, qualora voleste iscrivervi a partecipare a questo corso che partirà, ripeto, a metà gennaio, quindi c'è ancora un po' di tempo, ma se volete già iscrivervi potete garantirvi già ora il vostro posto nel corso. Si svolge il lunedì sera online dalle 18 alle 19.30. Grazie anche a tutti quelli che stanno leggendo i miei libri, tra cui l'ultimo, Demofobia, edito da Rizzoli. Mi fa piacere ricevere vostri commenti per email. Se volete scrivermi andate su www.filosofico.net alla voce contatti. Vi segnalo anche i prossimi appuntamenti, a partire da quello del 22 di novembre che si svolgerà a Parma, per una bella serata filosofica con cena filosofica a Parma, trovate tutto nelle mie stories. Poi ci vediamo il 25 di novembre a Civitanova Marche insieme ad Andrea Cionci per una bella discussione pomeridiana su filosofia e cristianesimo, insomma tanti eventi. Se volete organizzarne uno anche voi, una cena filosofica, la presentazione di un libro, un dibattito, scrivetemi andando su filosofico.net alla voce contatti. Dulcis in fundo, vi ricordo che se ritenete utile ciò che facciamo potete supportare il nostro pugnace gruppo di lavoro abbonandovi al canale Instagram qui anche durante la diretta, o abbonandovi al canale YouTube, o anche abbonandovi alla pagina Facebook, potete abbonarvi e così al costo di un caffè al mese supportate il nostro pugnace gruppo di lavoro che si adopera per far circolare il sapere. Liberi di sapere, di far sapere, è il nostro motto, come sapete, grazie di cuore. Oppure potete sostenerci anche con donazioni o abbonamenti da filosofico.net/sosteneteci, ripeto, filosofico.net/sosteneteci. C'è anche Allegra qua con me, vuoi dire qualcosa Allegra? Bubu Babbu. Ecco, Bubu Babbu è quello che
suggerisce la piccola Allegra Fusaro, che è qui con me e che si sta divertendo al parco. Bene, non mi resta che salutarvi, mentre Allegra mi abbraccia fortemente. Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro e anche da Allegra Fusaro.